I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere Agicom 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa. Buonasera, buonasera amici, eccoci qua. Allora, vi stavamo aspettando, come promesso, puntualissimi alle 20. Partiamo con una nuova puntata di Casa Lotto, quindi prepariamoci per l'estrazione di domani sera. Già da adesso in bocca al lupo, sapete ormai che la mattina non c'è più il programma, quindi approfittate di questa puntata e di quella di domani pomeriggio. Anche lui, come promesso, è rimasto, quindi ben ritrovato Marco. Ciao, ciao Clara, guarda, ho avuto un flash perché pensavo fossimo in estrazione, quindi ho detto no, non ho il quaderno, adesso cosa faccio? È talmente la voglia di arrivare alla terz'ultima estrazione del mese che la volevo vivere 24 ore prima. No, ne mancano 24, quindi mi metto calmo e tranquillo. Intanto una buona serata anche a tutto il pubblico di Casalotto, e allora sì che andiamo a parlare di quello che io e Lio reputiamo possa essere per domani sera il meglio. Vi parlerò tanto del numero 90, che spesso appare noioso ma non lo è, perché a tutti gli effetti rappresenta in questo momento del mese, dove appunto mancano le sue ultime tre estrazioni, quindi giovedì si chiudono i giochi del mese di marzo, un'opportunità. Un po' come ricordavo oggi pomeriggio, ne mancano all'appello 5 e 5,90 in tre estrazioni possono arrivare. Occhio al primo consiglio, che è in assoluto il più importante ed è appunto dedicato a questo numero che non manca all'appello da mesi, perché due estrazioni fa lo abbiamo vinto veramente alla grande. Prego. Poi appunto ci saranno come notizie che ha preparato la redazione, quella che riguarda Magalli, no? Sa che lui ha un po' sempre quella, non dico lingua avvelenata, però è sempre bello tagliente, ecco, perché ha delle parole non proprio bellissime nei confronti di Cattelan. Ah. E quindi è uno che non le manda a dire. Sono curioso, beh, insomma, sì, a volte sì. Però ne ha dette, ma anche un po' fuori luogo. Sì, sì, infatti. Un po' prima donna. Sì, sì. E però uno, a me piace molto, mi sembra uno molto intelligente, molto capace, un bravissimo autore. Sì, ma tutti possono anche sbagliare a parlare. Sì, infatti. Non è che, infatti. Secondo me lui ce l'aveva, rimuginava da troppi Bisogna anni. Bisogna capire che cosa ci ha controcato. Pensavo ancora con la Volpe, diceva, vabbè, ma quello è un match mai finito. Sì, infatti, e quindi infatti, devo dire che trova anche simpatia quella cosa lì, sì, no? Sì, insomma, sì. Ci mancherebbe altro, però contro Cattelan non so cosa sì, può aver mai sì, detto. Dopo lo diciamo. Poi ecco, parleremo di Signorini, perché sembra che vorrebbe fare un grande fratello un po' ibrido. Quindi magari, che ne so, mettere VIP con Carino. Altri, sì, con gente così sono già due gruppi separati che non si cagheranno per tutta le puntate. No, vabbè, carino, sì. Beh, vedremo. E poi, come per ultimo, la notizia canina, se ci riusciamo, se avremo tempo, perché so che c'è quella molta roba. Quella è una roba. Cosa che non ho mai capito. No, ma abbiamo tempo, infatti dovrai partire tu. Quella è una roba che non ho mai capito del Grande Fratello, perché non schiaffano dentro anche un paio di animaletti? Per esempio, in questa edizione c'era Katia Ricciarelli col suo meraviglioso cane, no? Abbiamo scoperto tutti che ha sofferto di solitudine, perché non l'hanno messo dentro lì? Che fastidio avrebbe dato? È vero. Cioè, in condivisione con tutti gli altri, il cagnetto era felice, lei era felice, non lo so, non l'hanno mai fatto però, a meno che non ci sia un motivo, ma non capisco quale possa essere. Non so se... Non può ma le porte sono tutte chiuse. Ma forse, ascolta, ti ricordi il problema con... Ce n'è di spazio. Ma... No, ma sai la discussione casa... con Portobello, con la Clerici che aveva
l'uccello lì, il pappagallo, non so che cosa. Sì. Forse, non lo so, stare sempre sotto i riflettori, magari con delle luci in un certo modo, che ci saranno anche dentro dici, la casa. Beh, sì, in effetti l'ambiente televisivo non è il massimo, cioè, non è, sì, hai ragione. Ecco, forse sì, per non proteggere... ha grande spazio, però vabbè, un cagnetto grande così non è che deve andare a fare la maratona. Insomma, no, certo. Solo correre in quella casa ha già fatto quello che lo porti in un campo. Certo. No, penso, perché insomma un animale comunque sta in casa... Ci sono animali insomma che stanno più tempo in casa che fuori, ma sono fuori a fare un piscino e poi hanno già vero che è finito il loro giro, no? Quindi vabbè, però scusate, non ci avevo pensato. Vedi, sbaglio anch'io ogni tanto. Ma come mai? Ma quasi mai, eh? Quindi, No, è giusto, una giusta osservazione, ma credo che per proteggere gli animali, perché... Magari c'è dentro uno allergico e non lo sa, io non lo so, vabbè, comunque. Anche quello, poi magari, figurati un gatto. Poi magari un altro dà fastidio a un cane. Sì, no, un gatto no, io morirei. Quello allergico, l'altro... No, no, secondo me troppi problemi, purtroppo, eh? Però potrebbe essere una mascotte, perché a volte gli animaletti cambiano gli animi anche tra le persone. Il senso, vabbè, comunque... Finito, prego. Okay, no, vabbè, peccato, vabbè. Quando partirà ci voglio andare anch'io stavolta. Adesso mi... Stavolta fratello? Mi propongo, no. Dai. Piacerebbe? No. Dai, no, magari. Continuo a dirmelo, ma non è una roba che... Non lo so, boh. Meglio quello che l'isola, però. L'isola sei fuori. L'isola, ma neanche. Ma neanche. Sai, io quello no, no. Ma neanche il Grande Fratello, lo VIP, super, no, assoluto. Io non lo farei, non potrei, mai e poi mai. Mm. Poi lì sei obbligato, secondo me, a tirar fuori tutto, no. Perché sì, in ci vuole senso? Tutti, cioè devi piangere, raccontare la tua vita. Io sai che cosa, a volte ci penso e dico, giocherei semplicemente ad essere me stesso. Poi magari posso interessare meno di niente, ci mancherebbe altro. Non è che ogni persona, però secondo me, ha una storia da raccontare. E su quella che è stata la mia vita oggi, perché è breve, non è che abbia vissuto così tanto, e beh, di robe ne ho vissute e viste tante. C'è da ma dire anche che drammatiche. Assolutamente purtroppo, sì. Purtroppo come tutti come noi. Come tutti, ovviamente. E certo. Loro puntano lì, su quello, perché tu devi... Ma io non le ripercorrerei col piagnisteo, tu mi conosci. No, perché io anche una roba estremamente drammatica te la racconto con quel giusto punto di ironia. Mm. Poi è ovvio che mi commuovo, sono uno che piange anch'io, ci mancherebbe altro. Ma non sono un piagnone, no, assolutamente. A me la parola poverino non me la dici, infatti, non esiste infatti. Proprio nel mio poverino, no, ecco, sì, per sì, quanto sì. Lo sono stato in certi contesti più volte, però non mi piace quella roba lì, so, però sì, potrei sì. Raccontare delle cose che sono sicuro non tanto per renderle note al pubblico e quindi ti racconto i cazzi miei, probabilmente alcune esperienze della mia vita, soprattutto magari condivise con quei quattro ragazzotti nulla facenti che mettono lì dentro, potrebbero svegliare un po' di animi, certo. O quantomeno potrebbero servire a casa soprattutto ad una serie di persone che magari in quelle circostanze ci si trova, ci si può trovare, sì, solo sì, per sì. Questo, ecco, direi che è più un esperimento sociale, a me personalmente servirebbe a zero, nel senso che non vedo la difficoltà dello stare 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, sono persone, io amo la gente, quindi certo. Vorrei scoprire di ogni persona all'interno, quindi tante volte non li capisco quello che fanno loro tra di loro, no? Però a me piacerebbe scoprire, io avessi avuto la fortuna di poter avere a disposizione una Katia Ricciarelli 24 ore al giorno, vabbè, io avrei voluto snocciolare tutta la sua carriera, la sua vita, ma di curiosità, di cose, per certo. Ognuno di quei personaggi, quell'altra che fa, non so, l'influencer, io non so che cosa sia, mi sarei fatto spiegare da qualunque, invece sono molto limitati a una serie di stupidate che uno dice, boh, ma non c'è. Avete proprio altro da chiedervi. È vero. Questa roba che non capisco se magari poi non possono farlo, non lo so, ma non credo. Secondo me cercano più la lacrimuccia facile, la disgrazia, la cosa, perché così aumenta l'audience, ormai è questa TV, no, del pianto, del raccontare tutti i fatti propri, è sì. Quello che va di più. Le liti, no? Sai? Beh, quelle mi divertono. Ma le liti sì mi divertono. Allora vai in un programma politico, un talk show, ma scusa, va là, sono tutte finte. Quelle infatti, lì sono tutte, sì, sono finte. Sì, ma sono tutte fatte. Poi mi fanno ridere, perché poi se sbagliano l'inquadratura si sorridono e dici, ma sì. Mi stai proprio prendendo per il culo. Sì, ma sì, no, sì. L'ho raccontato, io avevo un camerino di fianco ad altri 3 camerini, il mio camerino è ancora lì, gli altri 3 sono stati murati, dove c'era l'altra televisione qui di fianco anni fa, che era solo fatta di politici, no? Che se arrivava il politicone di turno, c'erano su tutte le guardie, non potevi neanche parcheggiare, sembrava che arrivasse il Papa in elicottero e poi vedevi e ci dicevi, vabbè, è quelli, no? Però io devo parcheggiare in culandia perché sua signoria deve... Quindi proprio quell'atteggiamento che dici, ma chi sei? Certo. E dopo li sentivi, perché i camerini erano lì, che si mettevano d'accordo su che cosa avrebbero litigato nello studio di fianco. Certo. Ho detto, ah però...
E io ho detto va bene, insomma, belli, bravi, complimenti. Bravo. È così, sì, purtroppo. Sì. Vabbè. Allora, abbiamo parlato un po'. Che vuoi fare? Dimmi. A casa me ne vado, perché adesso però stare qui. Tanto la puntata è anche più corta, purtroppo questa. No, meno male, andiamo, così stanco, andiamo in redazione, invece no, andiamo a parlare del numero 90, che come già ho detto prima è in assoluto prioritario. Poi mi piace sempre ricordarlo, da Marco e Lio, dal 1998, promesse non ne vengono fuori, quindi noi non siamo qui a dire che questo è il meglio e sicuramente domani si vince e che se no, assolutamente. Noi siamo appassionati di numeri, di calcoli, di sistemi che appartengono alle nostre ricerche che mettiamo a vostra disposizione con questo strumento che ci viene dato. Poi la garanzia la lascio qualche canale più in là. Sicuramente in qualche estrazione non tiriamo a casa neanche un numero, ma quante sono quelle dove invece i numeri che abbiamo dato sono perfetti. E non è così casuale, perché questo lo sarebbe se uno sbatte lì due numeri e quelli arrivano, uno dice vabbè, quella è più fortuna che ricerca. In realtà, ormai lo sapete alla perfezione, ci sono una serie di ingranaggi e di motivazioni per cui è necessario esserci. Questo del 90, che 90 può sembrare noioso e a volte anche un po' patetico, ma come vedete, quando è come a Venezia tre estrazioni fa, 78-90, 74-90, li avete vinti tutti e due su ruota, non c'era altro. Credo sia ancora una dimostrazione di come i sistemi di Lio e di Marco funzionano. È ovvio che davanti a una, due, tre, quattro vincite poi arrivano anche due o tre estrazioni che magari non tiriamo a casa nemmeno un numero, ma quello è perché ovviamente i numeri si muovono. E allora andiamo, perché il 90 si deve muovere, ne mancano 5 all'appello e abbiamo tre estrazioni. Ci vediamo di là. Eccoci, qua vado velocissimo perché nell'appuntamento serale il tempo è poco, difatti mi si intorciglia la lingua perché voglio correre. Intanto ve l'ho già detto, insomma, sul 90 è inutile che io faccia manfrine aggiuntive, è un numero molto particolare, molto atteso, ne aspettiamo 5, le opportunità ci sono, ne abbiamo trovate due. Una è a Cagliari, quindi una ruota, un terno, l'altra è a Torino-Venezia. Occhio perché quel Torino-Venezia, 44-46, è un'ottima somma 90 in quella posizione che vi ricordo essere la stessa che vi ha fatto vincere a Venezia, appunto, due estrazioni fa, due volte il 90 in forma consecutiva con due ambi secchi a ruota, prima il 78-90 e subito dopo il 74-90. Quindi attenti a quella ruota che vi ho anche ricordato, gennaio 2021, 31 dicembre 2021, la ruota che ha avuto una frequenza più alta per il 90 è stata proprio la ruota di Venezia, la detiene ancora, quindi attenti perché non c'è il 2 senza il 3. Tutto qua, ambo eterno Torino-Venezia, un solo terno a Cagliari, li trovate qui al tasto 3. Run, run, run.
spettegolando, ma adesso arriva quello vero, quello che riguarda Magalli, quindi vediamo la notizia, perché lui lancia appunto una frecciatina a Cattelan e fa una proposta addirittura a Conti. Sono piena di briciole, come mai? E a De Filippi, sì, infatti, ormai lo sappiamo che mangi in continuazione. Posso dire che è forfora? No, no. Sono briciole di Tarallucci, è fame, prego. È fame, vabbè. Allora, eccolo qua, Giancarlo Magalli, che è uno dei pochi volti televisivi apprezzati da tutte le generazioni, anche grazie al collegio e a tanti meme che circolano sui social. Il produttore piace parecchio appunto alla generazione X, per questo è troppo presto per mandarlo in pensione. E dopo aver detto addio ai fatti vostri, Magalli si prepara a indossare i panni di vescovo, infatti abbiamo visto una foto, nella nuova stagione di Don Matteo, ma nel suo futuro lui spera di fare altri programmi. Il presentatore ha svelato che vorrebbe partecipare come giudice a Tale Quale Show, accanto a Panariello, la Loretta Goggi e poi dice a quell'altro, quindi è indirizzato a Malgioglio. A Malgioglio sicuramente. Ma quell'altro, no? Però in realtà è quello che cambia spesso, perché la Goggi e Panariello io li vedo da parecchio tempo. Adesso a sto giro c'era Malgioglio, prima c'era Vincenzo Salemme. Ah, okay. Ma sì, cioè... allora non dico niente. Allora ha detto appunto quell'altro nel senso di quello passepartout, no? Quello che, penso, che cambia. Ma non credo, no. No. Ci confermano contro, che è contro Malgioglio. Ah, era contro Malgioglio, vabbè, vabbè. E lì magari invidia il ciuffo, però potrebbe incollarsene uno. Infatti, bravo, ecco, vabbè. E comunque lui ha detto, beh, mi piacerebbe sapere cosa farò l'anno prossimo, i nuovi direttori trasversali, che poi sono nuovi fino a un certo punto, non si sono sentiti. Io sono uno che andrebbe avanti a lavorare a lungo, non vorrei sparire di colpo. Ad esempio, mi piacerebbe fare parte della giuria di Tale Quale Show di Carlo Conti. Dice che lui gliel'aveva proposto il primo anno, ma lui era impegnato. Da lì poi non si è fatto più niente. Dice che ogni anno glielo chiede, ogni anno ci sono Panariello, De Sica e quell'altro, continua a dire, e quell'altro. E allora è lui, quell'altro è il nostro Maggio. Io ti amo, Maggiore, lo sai, quindi stai. Sì, beh, ma di tutti e due, secondo me, due bei caratterini. Sì. Però Maggiore, io ce l'ho nel cuore, lui lo sa, quindi vabbè. Allora, poi dice, vediamo, allora scherzando, lui continua a dire, gli dico, quando ti devo chiamare per trovare posto? Beh, anche tu sì che Vales mi piacerebbe molto, poi per Ballando con le Stelle forse sarei meno portato. Poi dice, lanciando appunto la frecciatina ad Alessandro Cattelan, beh, dicono, stanno cercando volti nuovi. Per carità, io sono favorevole al punto che me ne sono andato dai fatti vostri per lasciare spazio a Salvo Sottile. Però tra i volti nuovi penso a Cattelan, che poi non è nuovo ma lavora già da più di 20 anni e ogni cosa che fa funziona e non funziona. Per cui prima di buttare i vecchi bisogna pensarci. Ecco, questo è che l'ha detto, no? Com'è? Perché in effetti ricordiamo Cattelan ha un contratto per la Rai, che anche queste sono cose che io li cambierei perché li paghiamo noi e non è l'unico, non è contro Cattelan che io adoro, anche mi piace un sacco, però... Ah, c'è un fracco di gente che è a casa che non vedi mai, infatti, che è pagata regolarmente. È pagata regolarmente, certo, tanto. Paga lo Stato, ci paghiamo noi. Certo. È pagata senza far niente. La macchina butta soldi pazzesca. Lì invece, capito, uno dovrebbe dire... Ma ti pensavo faccio... non fosse più così, sai? No, è così. Perché sono quelle robe da quando si andava in pensione con 7 anni, insomma... Chi poi ha sfondato l'Italia non è oggi, insomma c'è un merdone che arriva dagli anni 60 in poi, insomma delle robe che sono state fatte terribili, che però poi insomma hanno messo secondo me in ginocchio un paese, però questo non si dice mai, ecco, basta attaccare 4 pensioni di 4 politici che va benissimo, ma in realtà c'è un meccanismo all'italiana che insomma è tutto un po' più complesso rispetto... Comunque, vabbè, non so, che quindi Cattelan dicevi il contratto ancora è pagato e non fa niente? E non fa niente, e perché infatti lui la frecciatina gliel'ha dato, ha detto sì, volto nuovo, giovani... Ma se mi vogliono assumere e pagare per stare a casa, guarda che io subito anzi... Ma no, ma io lavorerei, cioè, io se mi fanno un contratto lavorerei pure e tanto, perché mi piace questo lavoro. Lo so, ma se poi non ti danno lavoro, una trasmissione o comunque non trovi un contesto, capisci che allora gente... scusa, uno dice, vabbè, io ti faccio il contratto, proviamo.
firmiamo, se non va bene, come dire, un contratto a scadenza. No, ah no, io per lasciare quello che ho mi deve fare il contratto in esclusivo per 2-3 anni. E dopo non lavorano. Mm. Ma come lui, poverino, non dico a lui che è l'ultimo arrivato, ma ce ne sono. Non voglio far nomi. Che vabbè, comunque sia, salutiamo Caterham, Magalli, tutti. Sì, sì, per lui la frecciatina, ma più che Caterham, sì, a questo punto a Maggioglio, gliela... Sì, infatti non ha detto niente di che, dai. No, insomma, come dire, ha detto che intanto non è giovane, perché da 20 anni che... Sono cioè, nuovo talento dove? Da 20 anni che è in televisione, come dire, hanno provato, hanno... È stato un flop tremendo. Vabbè, ma gliene è andata male una, ma ne ha fatte, sì, di cose, Caterham. Io lo trovo straordinario. Anche a me piace perché ha un'intelligenza pazzesca, sì, sì, insomma, sì, è sempre sul pezzo. Sì. Boh, ha un ritmo. Poi, esatto, anche lì ci sono, a volte non è il conduttore della la trasmissione stessa che magari è un po' mal certo, parata, quindi poi la gestione, oppure a volte il contrario, la trasmissione potrebbe essere meravigliosa nelle mani di un altro. Certo. Insomma, questo sicuramente non è un binomio così scontato, però non so neanche quella roba lì che gli è andata male. Avevo sentito che aveva iniziato una trasmissione, non l'ho mai vista, quindi ha chiuso subito. Comunque sì, Magalli ha ragione, che dire gallina vecchia fa buon brodo. Beh, quindi prima di buttarla, come dire, no, faccia, no dai, ma no, ma cosa gli vuoi far fare? X Factor, presentare diciamo uno, no, ma no dai, ogni contesto poi ci mancherebbe. Massimo rispetto per Magalli, perché sicuramente è simpaticissimo, bravissimo, credo che anche il taglio della trasmissione, no, vada fatto. Certo, certo, infatti. Però io, secondo me c'è spazio per tutti. Allora, magari alla gallina vecchia gli fai fare un programma, perché no? Io credo che queste persone possano solo insegnare, ma parlo di tutte quelle che sono già over, ma anche una Barbara D'Urso, una, come si chiama? L'hai messa tra le galline vecchie? No, vabbè, a quanti anni? A 60 e passa, tanto di cappello, no, ma tantissimi altri bravissimi professionisti che lasciali là, perché io imparo. La Carlucci stessa, che io adoro, la Milly Carlucci, a me piace tanto, una signora, lasciateli là. Però invece di far fare uno, due, tre programmi, volentieri, falli uno e gli altri dai spazio anche ai giovani. No, io di alcuni ne farei a meno volentieri. Dici? Sono proprio stufato, sì, perché è una conduzione vecchia, la televisione è cambiata, è cambiato il mondo, no, ma dico, sono ingessati, fai tutto, cambia. Però fai, allora, secondo me c'è spazio per, hanno 3 canali, se non di più. 3, 30, sì, cioè 30, ne infatti, dopo là. Però, allora, uno gli fai fare un programma, questi qua, ciascuno, gli altri, dai, apri, no? Devo andare? Dove? A casa, guarda, devo correre di là, perché dopo sennò non riusciamo ad andare in pubblicità. Si corre, andiamo a vedere il 9 e l'88, venite con me. Brigati, corri. Eccoci, 89, 22, 77, devo correre, abbiamo fatto troppe chiacchiere in studio, ma c'è il tempo e soprattutto, cosa importante, ci sono le linee. Lui è un Lotto Flash straordinario, quindi fate molta attenzione, perché contiene il 9 e giovedì non è andata male, 9,69, l'avete vinto in ambo secco su Milano, il 9 al primo colpo è arrivato a Firenze, la giocata del 9,69 che è al terzo era appunto Firenze-Milano, quindi è arrivato perfettamente. Occhio al 9, nazionale Torino, 63 figura 9, 27 figura 9, state attenti perché per nazionale e Torino abbiamo preparato un ambo e un terno con un 9 meraviglioso, lo sottolineo soprattutto alla nazionale dove sapete è molto atteso. Per l'88 abbiamo scelto le consecutive di Bari Cagliari, dove è l'isotopia e la ripetizione di questo bellissimo numero che a volte si dice porta sfiga, ma assolutamente no, di figura 8, parliamo del 17 perché da quella doppia figura 8 nasce l'88 e trova a Bari Cagliari due abbinamenti. Tutto qui. Vi aspetto con l'io al tasto 3, ricordandovi quanto è stringato il contenuto. Torino Nazionale 9, un ambo un terno e due abbinamenti per l'88 a Bari Cagliari. Tasto 3, rete fissa e cellulari per averli. Belle e sono perfette, aprono veloci quella cassaforte.
wish a tutti buona sorte. 8 9 2 2 7 7. 8 9 2 2 7 7. Sette, sette. Chi le ama poi di amarle sai non smette. È la giusta tua combinazione. Sono tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8 9 2 2 7 7. 2 2 7 7. Chi le usa sai ci pensa e poi riflette. L'esperienza di insegnarti non si stanca, che a quel numero davvero niente manca. 8 9 2 2 7 7. 7 7. Sono tre cifre belle e son perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8 9 2 2 7 7. Allora ancora abbiamo tempo, ma dopo la pubblicità, quindi ci fermiamo per la pausa. E dopo cosa hai preparato, Marco? Ma allora, guarda, intanto lo ricordo, perché oggi pomeriggio lo ricorderete per chi c'era, però non vado ad attivare, come si dice, non svegliare il can che dorme. Abbiamo fatto una promozione e adesso c'è quella che aspettavamo, quindi sia in questo appuntamento che domani pomeriggio dovrei farcela. Si deve parlare del 9 in terza isotopo, perché è arrivato su due ruote. Dopo vi spiego che cosa è in grado di combinare con la traiettoria. Bello. Tra poco. Allora siamo tornate, altri 10 minuti con noi, c'è la notizia ovviamente, anzi ne abbiamo due, vediamo se riusciamo a parlare, però quella di Signorini sicuramente. Ma infatti parti tu, guarda, io me ne sto buono, perché sto aspettando le linee proprio per portare e parlare di questo 9, poi quando c'è tutto ti interrompo e vado. Ok, va bene. Allora dai, parliamo di... Devo smetterla di mangiare in diretta, è una roba che proprio... Ma infatti è finito, quanti ne hai mangiati? Sono finiti, due pacchetti. Due, vabbè. Ne ho fame, cioè, se no non rendo. Allora, volete che parlo? Tu devi mangiare bene, non così, no. È un'ottima marca. Pranzo, merendina, oggi a merenda, niente. E adesso infatti a quest'ora arriva la fame, no? Sto facendo l'aperitivo, vabbè. Dopo mangio. Allora, preparati perché Alfonso Signorini tornerà con un'altra stagione del Grande Fratello VIP a settembre, hai capito? Ma nonostante abbia annunciato mesi di pausa, sembrerebbe essere già al lavoro per organizzare il cast della 7ª edizione.
Fra le pagine del suo stesso settimanale, infatti, ha confessato di aver accarezzato l'idea di fare un Grande Fratello misto, ovvero un ibrido fra la versione originale con gli sconosciuti e quella VIP. L'idea di fare un Grande Fratello misto in cui il mondo dei cosiddetti VIP si unisca a quello della gente comune mi accarezza da tempo, ha dichiarato. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà a confronto, chissà, vedremo. Però nell'Isola dei Famosi l'hanno fatta, questo esperimento, gli sconosciuti e VIP. Sì, sì, quello è, sì, però, è vero. Sicuramente quella dell'Isola ha come si dice, un contesto completamente diverso, dove allora lì davvero sono lì tutti in mutande a morire di fame, capisci che sono tutti sullo stesso piano. Okay, anzi, okay. Probabilmente, no vabbè, adesso non ci sono i VIP, non è che c'entra Sofia Loren, insomma, parliamo di persone mediamente VIP. Certo. Ci sta quel tipo di fusione, però nel Grande Fratello, poi ti lascio concludere, non credo che sia un esperimento così lontano, non è proprio del tutto caro signorini innovazione, perché anche l'ultima edizione, ho capito, ma no, Barbara D'Urso l'ha fatto in sì, NIP, ma l'ultima edizione, NIP, sì, NIP. Che sono quelli a metà via. No, gli sconosciuti sono i non important person. Però stavo pensando che anche quelli che ci sono dentro nell'ultima, che sono stati nell'ultima edizione, non è che erano proprio tutti a livello di Katia Ricciarelli, insomma, io c'è gente che non so neanche chi sia, sì, che infatti. Cos'era, che cosa sarà e che forse diventerà. Chi era dentro, che abbiamo visto due volte in un salotto, poi è uscita ma c'aveva già il posto dove andare a lavorare. Ma, sì, un po' merdone secondo me, no? Manuel non è di certo un VIP, insomma, è entrato a raccontare una storia meravigliosa, quindi sicuramente è già a metà, ecco. Sì. Quindi sì, però può essere più carino mettere insieme. Qua dice che invece la Barbara D'Urso aveva fatto questa edizione, anzi due edizioni nel 2018-2019 con un po' VIP e un po' NIP, io non me la ricordo. Dice che in quegli anni appunto la conduttrice, per giustificare la presenza di persone oggettivamente famose nel cast, aveva sottolineato la differenza fra il suo reality e quello della Blasi che l'aveva presentato. E nel suo ci andavano persone note per fatti di cronaca e in quello della Blasi persone famose per il proprio curriculum. Quindi se Hilary ospitava nel suo reality cantanti, attori, personaggi televisivi, la Barbara aveva chiamato parenti e quelli che avevano avuto magari dei flirt con dei personaggi. Tipo, vediamo se te lo ricordi così, Luigi Favoloso, che era il fidanzato di Nina Moric all'epoca. Poi Simone. Ricordo più la mamma io. Ah, è vero, anche lei. Sì, sì, sì. È vero, anche lei. Sì, adesso vado, va che andiamo, mi cacciano, non puoi continuare. E poi no, e poi tutte queste. Infatti, vediamo cosa si inventerà comunque, signorini. Sì, 5 minuti. E allora io non vado, perché se non sono solo tra VIP, cosa vado a fare? Bravo. Certo. Aspetta. Mi chiameranno mai. Andiamo, diritti di redazione. Venite. E allora devo correre, abbiamo pochi minuti al termine di questo venerdì sera ed eccolo che ritorna l'89-22-88, super aggiornato, quindi attenti perché il contenuto è per voi, quindi tutti gli amici che sono presenti in questo venerdì sera possono scoprire un ambo, perché di questo stiamo parlando, a cui bisogna poi aggiungere il 9 e starete dicendo, ma se la condizione è il doppio 9 si può ripetere? 9 in terza, sicuramente condizione che dà una serie di traiettorie, è talmente rara e importante, quindi adesso non stiamo parlando delle vincite, però ve le voglio anche ricordare, perché 9,69 secco a ruota, il 9 col 37,73 ce l'avete interno a tutto, insomma sicuramente con il 9 è andata abbastanza bene nella scorsa, nulla purtroppo al primo colpo, a parte il 9 di Firenze, perché ce l'avevate al primo colpo, occhio al 9 in terza, quindi lo stesso si può ripetere. E allora il numero jolly che ho appena svelato è proprio lui, con un'ottima condizione in ambo. E allora per avere l'ambo secco e il numero jolly dettato dal 9 in terza non vi resta che correre nell'89-22-88 al tasto 3. Scimmia. Sei
sogni miei. Giorno dopo giorno, sai, impazzir mi fai. Bacio dopo bacio, sai, a te mi legherai. Per salutarvi, augurarvi una buona serata e domani appunto c'è l'appuntamento alle 2.30 puntualissime, alle 2.30 del pomeriggio, quindi ci vediamo. Pensavo ciao. Di notte che ce ne fosse uno ma io nuovo. Non mi ricordo mai, 14 e 30, 30 va vabbè, bene, loro hanno capito. Ci vediamo certo domani pomeriggio, mi raccomando puntuali e poi domani sera perché tra 24 ore avremo chiuso i giochi della terzultima. Grazie ancora, buon weekend, ciao!